La Lega di Serie B ha aderito alla campagna di raccolta fondi dell'UNICEF per sostenere la popolazione colpite dal terremoto in Siria e in Turchia. Invito tutti i tifosi a donare con chiamata fissa o con sms al 45525. Grazie. Buonasera e benvenuti. Il mister risponde alle vostre domande. Chi inizia? Salve mister. Cioè, il nostro interrogativo primo è come fa il Sud Tirolo ad essere il terzo in classifica, il secondo come fa il Cosenza a non vincere una partita del genere. Ma allora se il Sud Tirolo è terzo in classifica vuol dire che fa le cose fatte bene. Probabilmente oggi il Cosenza ha il merito di averlo fatto notare meno il percorso del Sud Tirolo. Come abbiamo fatto a non vincere non lo so, vi dico la verità. Sono di nuovo a raccontare una prestazione. È difficile da raccontare. Io voglio rimanere coerente. Ieri avevo detto che la cosa più importante, avevamo un risultato solo, importante era un risultato solo, non l'abbiamo raggiunto e quindi siamo molto molto amareggiati. Secondo me quali sono le cause di questa vittoria? Come? Quali sono le cause di questa Faccio fatica a rispondere, mi piacerebbe la raccontaste voi oggi la partita più che io. Ma ce lo deve dire lei, però. È lei da quella parte cause, là. Cause, non siamo riusciti a fare gol, o in certi casi è stato molto bravo il portiere loro e basta, perché poi veramente abbiamo concesso, credo, nulla al Sud Tirolo. Credo che sia la partita, cioè a me da noia, vi dico la verità, venire qua a raccontare, se no passo sempre da matto. Siamo ultimi in classifica e mi fate... Dopo passo da quello che vedo solo le cose positive, quindi sono un pochino in difficoltà oggi a raccontarla, perché probabilmente nei 90 minuti è stata quella più continua, cioè abbiamo provato a vincere al primo minuto e all'ultimo, probabilmente da quando sono qui io per 90 minuti così nettamente non era mai successo, però contava solo vincere, contava... O meglio, il risultato veramente importante per svoltare la vince, non ci siamo riusciti e abbiamo un grande amaro in bocca, anche e soprattutto rispetto a quanto speso. I ragazzi, alla fine è giusto rendere merito ai ragazzi per quanto hanno fatto e meritavano un premio del genere come quello della vittoria. Però se non è venuto vuol dire che dobbiamo fare ancora di più. Allora, mister, guardiamo le cose negative a questo punto, visto che lei dice, sottolineo le cose positive. Cioè, credo che la cosa negativa è che non si riesce a fare gol, perché al di là del calcio di rigore che è stato clamoroso, e poi volevo sapere da lei se c'era un rigorista, un'indicazione sul rigorista, anche nel primo tempo, soprattutto una giocata di Nasti, sì, il portiere ha fatto la parata, ma forse lì... con un po' di esperienza in più, a parte questo, e poi soprattutto credo che ci siano due gravi infortuni, se non ho capito male, perché sia Zarate e sia Prazlic. Allora, Prazlic, tra l'altro io me ne sono accorto subito, speravo di aver visto male, la prima palla che ha toccato, che ha tirato in porta, si è girato e si toccava. Io ho sperato che non ci fosse, poi invece dopo l'azione successiva, quando ha spinto, ha una lesione muscolare, poi l'entità la vedremo. Gli esami strumentali. Mauro, la cosa che mi hanno detto di dirvi è che ha avuto una distorsione al ginocchio, poi può essere nulla o nulla no, perché comunque se non usciva mai, può essere minima o può essere una cosa diversa. Mi fermo a questo. Non c'è un bollettino medico con questa calcio. Come? Non c'è un bollettino medico con questa calcio. Domattina avrà la domani vanno a fare, tutti e due vanno a fare gli esami strumentali e daranno una risposta precisa rispetto a quello che a livello scientifico diranno gli esami. Detto questo, il rigorista era Mauro, okay? E poi a seguire ce n'erano un paio, tra l'altro uno Marras, quindi non metti mai 3-4, anche perché è una squadra che ne ha avuto uno forse. Esatto, comunque la gerarchia era un pochino quella, avevamo cambiato abbastanza, quindi non c'era Mauro e l'ha tirato... Marras e niente, non è andata bene, ma secondo me è più clamorosa la ribattuta, cioè i rigori si sbagliano, cioè nel senso può succedere di sbagliare, è stata la ribattuta che il portiere ha fatto una parata incredibile e non dimentichiamo anche l'occasione di Rispoli sullo schema della spizzata,
Vabbè, ma non ho, vi dico la verità, non ho moltissima voglia di stare a raccontare la partita, tanto la partita l'avete vista, la sapete giudicare meglio di me e basta. Questo è quello che, com'è andata la partita, dai, come l'andamento. Buon pomeriggio mister. Allora, ancora una volta un buon primo tempo da parte del suo Cosenza, poi quello che oggi possiamo ridefinire la maledizione del secondo tempo, perché poi abbiamo sempre visto che succede di tutto, però devo dire che mi è apparso un Cosenza in grande crescita, soprattutto anche grazie ai nuovi arrivati. Peccato per Zarate, speriamo si riesca a riprendere presto, l'abbiamo già detto, però un Cosenza che fa sempre più fatica a segnare. Ora, tralasciando la partita di oggi, come si va avanti in queste condizioni? Come si riesce ad affrontare queste ultime partite con questa consapevolezza? Anche perché i risultati di oggi confermano che le avversarie, soprattutto quelle di bassa classifica, stanno cominciando a conquistare punti pesanti. Grazie. Ma noi siamo consapevoli che per svoltare dobbiamo fare noi qualcosa di eccezionale. Questo c'è tutto ancora il tempo e i numeri della classifica. Come si fa ad andare avanti? Io credo... Noi parliamo sempre di l'unica oggettività che noi possiamo avere è il lavoro, è quello che poi il campo ti riporta. Cioè, se io, quando tornerò lunedì con la squadra, dopo una prestazione del genere, come faccio a non credere in quello che stiamo facendo? Io sono convinto che questa è una cosa che magari non ho mai detto, alla fine dei giochi, bene o male, un periodo ti dice male, un periodo dice troppo bene, ma alla fine uno più o meno avrà i punti che si merita. Quindi se noi abbiamo un obbligo, cercare di essere questi sempre, tutte le partite. E oggi dico la verità, rispetto secondo me anche il secondo tempo, forse 10 minuti avremmo concesso all'avversario a metà, quando poi ci siamo un po' anche con i cambi, gli infortuni, ci siamo un pochino resettati, ma se no la squadra per 90 minuti ha provato a vincere in tutti i modi. Noi un obbligo abbiamo, provare a vincere tutte le partite. Lo dobbiamo fare per spirito, che secondo me è la cosa più importante, più della tattica. È chiaro che anch'io con le scelte, anche tatticamente, devo cercare di creare più densità possibile. Credo che oggi siamo partiti con 4 attaccanti e abbiamo cercato, sapevamo che trovavamo una squadra chiusa e quindi abbiamo cercato le doppie ampiezze per cercare di aprirli e andare dentro l'area con molti cross. Pur portando questa densità non abbiamo concesso ripartenze, siamo stati equilibrati. Però non è veramente difficile raccontare il risultato di oggi, veramente molto complicato. Mister, è evidente che siamo in una situazione che non si può fare una domanda così in 2 secondi, bisognerebbe fare un'analisi molto complessa a 360 gradi. È evidente che lei è soddisfatto, mi pare, anche della prestazione della squadra. Non l'ha voluto dire perché... Non lo posso più dire, assolutamente. Sembro Don Chisciotte. Il problema, sa qual è? Che anche oggi io ho contato nel primo tempo sette occasioni, insomma, che ci sono state 8 complessi rigori. Poi nel secondo tempo la squadra è scomparsa, o quasi, non ha avuto lo stesso ritmo del primo tempo. Il problema è questo, che questa squadra non riesce a vincere, non sa vincere. Poi può dipendere dalla qualità dell'organico, che secondo me, come ho scritto pure sul giornale, è migliorata di un tantinello. Andava migliorata molto di più, perché abbiamo preso degli attaccanti come Finotto, Marras e tutti quegli altri che abbiamo, che non è che apportano un tasso qualitativo diverso. Cioè, mi spiego, se lei avesse avuto un Bidawi ed un Forte avremmo parlato di un discorso diverso. Quindi, messo a punto questo discorso, che la qualità è quella che è, perché se Nasti avesse avuto un poco più di esperienza quel gol l'avrebbe fatto, quindi assodato questo, non pensa che lei debba dare qualcosa in più a questa squadra? Perché ormai siamo a 22 punti, mancano 13 partite, 23 punti, mancano 13 partite, dovremmo arrivare, per avere una speranza di salvezza, almeno a 40, 39-40 punti per fare i play-out. Non pensa che lei debba dare qualcosa in più a questa squadra, nonostante tutte le attenuanti che le vengono concesse? Che io... Questo non lo devo dire io. Io sto dando tutto quello che ho, tutto, e le partite lo dimostrano. Questo. Io posso fare il massimo, lavorare tanto,
cercare di creare situazioni migliori possibili per portare la squadra in certe dinamiche, e questo succede oggettivamente. Non volevo parlarne, ma visto che mi fa sta domanda, allora puntualizzo. Su Tirol concede una palla gol agli avversari a partita, una in azione, ok? Noi tre ne abbiamo fatte. Quindi una squadra come la nostra, di quello che lei ha raccontato, che fa tutto questo contro una squadra così difensiva come il Sud Tirol, vuol dire che fa grandi cose, ok? Questo è quello che, visto che vogliamo entrare nello specifico, se no sto sempre qua a fare il qua e dopo mi innervosisco anch'io. E, detto questo, rimane il fatto che il risultato importante oggi era solo quello di vincere, ok? Ma qui stiamo facendo tutto, e per quello che lavoriamo e facciamo, il lavoro è oggettivo, ma non serve, perché come dice lei, bisognerebbe scindere la classifica, l'analisi della classifica, con quello del lavoro. Io non lo posso fare, non lo devo fare, perché comunque devo essere lucido e analizzare le situazioni, e quindi continuare su questa strada e cercare di martellare, e sperando che settimana prossima il rigore vada dentro. Io in più dovrò allenare i rigori, probabilmente alleniamo i rigori questa settimana. Lo sapeva delle sostituzioni, quella di Voca alla fine del primo tempo e poi quella di Bescianini all'inizio di presa. Allora, quella di Voca, la scelta Voca-Calò era dettata dal fatto: dobbiamo per forza fare una partita molto offensiva, con i quattro attaccanti molto aperti, senza concedere ripartenze. Nelle transizioni Voca chiaramente è più portato di Calò. Bisognava riuscire a fare un equilibrio tra attaccare in tanti ma non regalare nemmeno contropiedi al Sud Tirol, che è molto bravo. Quindi il ballottaggio su quello era stato così. Visto come l'andamento della gara, praticamente ho preferito poi mettere subito Calò, perché comunque dovevamo verticalizzare ancora di più dentro l'area di rigore, perché ne avevamo molto campo, e quindi la scelta è stata questa. Avrei potuto fare il contrario, prima Calò per poi fossimo andati in vantaggio a cambiare, ma mi sembrava più logico rispetto a una pressione offensiva che l'avevamo molto, molto densa. Era questo. No, quella di Brescianini, secondo me, nel momento che ho cambiato secondo me, il momento centrale del secondo tempo, dove un pochino tra l'infortunio di Zarate, una cosa l'altra, stavamo perdendo un pochino, volevo rimettere nuova linfa, cioè gambe più fresche in mezzo al campo per ritornare a essere aggressivi, e purtroppo si è fatto male dopo un minuto, cioè no, dopo 30 secondi, era stato solo per quello. Brescianini secondo me aveva fatto la sua partita, anzi, sì, era stato solo una questione di questo, per ricominciare a martellare l'avversario fino al 90esimo, come poi abbiamo fatto. Buonasera mister. Mettiamo subito in chiaro una cosa: il Cosenza oggi meritava ampiamente la vittoria, perché in campo, grazie, secondo me, meno male che l'ha detto almeno lei, io non volevo no, dirlo, vabbè, insomma, è oggettivo, in campo, grazie, c'è stata solo una squadra. Il Sud Tirol ha fatto la sua partita, si è difesa, ha messo lì quel Marcantonio a cercare di ripartire, ma sostanzialmente niente di che. Però alla fine della partita, almeno a me, mi rimane sempre qualcosa, come se la squadra potesse fare qualcosa in più dal punto di vista fisico, dal punto di vista, non lo so, delle geometrie, dal punto di vista delle invenzioni di gioco. Invece no, è una squadra un po' troppo, per me questa non può fare di più questa squadra, secondo me deve fare meglio, non è di più, cioè fare di più, ragazzi, è difficile fare di più. Esistono gli avversari, sono terzi in classifica, questi terzi in classifica, e non concedono mai nulla a nessuno, ok? Fare di più è fare meglio. Per quante palle giochiamo, per quanto arriviamo là, per quanto determiniamo, signori, le altre squadre vincono con un tiro, sì. Su Tirol, un tiro, un gol. Meglio dal punto di vista tecnico, io dico di più dal punto di vista fisico. Però non lo so, oggi, altre volte sì, altre volte come dicevamo ieri, siamo calati, oggi faccio fatica anche sull'aspetto fisico, abbiamo anche vinto tanti duelli sulle ripartenze, sulle rincorse, non lo so, oggi sull'aspetto fisico faccio fatica oggi, altre volte è successo. Poi dopo ci sono caratteristiche, cioè vi faccio un esempio, la fase difensiva del Sud Tirol, ottima, quella densità,
ma bisogna avere anche le caratteristiche che da quella situazione si diventi anche pericolosi, no? E loro l'hanno fatto bene per le caratteristiche che hanno. Noi faremmo fatica a fare una densità così bassa e poter essere anche pericolosi, per esempio, no? E poi sono le caratteristiche che uno cerca rispetto a quello che, di esaltare di più quello che ha in mano. Però oggi l'amaro in bocca lascia, signori, io oggi sono, credo, nei post partita forse una dei post partita più in cui sono più deluso, proprio perché non c'è logica tra quello fatto e quello portato a casa. Quindi capisco la sensazione che avete, la sensazione vostra, però bisogna fare i conti con la realtà, che è quello che contava solo vincere e non ci siamo riusciti. Ciao mister, da ex ti chiedo un giudizio. Ciao. Sull'ex Südtirol, che forse oggi ha fatto una delle più brutte partite dell'ultimo periodo, però penso soprattutto per merito vostro, no? Sì, ma aspettavo una partita, abbiamo preparato tutta la settimana una partita del genere, giocare contro 10 giocatori davanti all'area di rigore e cercare di rimanere, di attaccare in tanti e non pigliare di partenza. Mi aspettavo una partita del genere e poi meriti nostri o demeriti dell'avversario non lo so, siamo stati bravi anche sui piazzati, abbiamo concesso poco sui piazzati, loro sono pericolosissimi. Ho fatto scelte anche un po' più fisiche per cercare di non rischiare di concedere centimetri all'avversario e quindi siamo stati bravi anche in quello. Nell'ultima partita alla fine ha sempre sbloccato la partita da un piazzato il Südtirol, limitati in quello, poi siamo stati bravi a concedergli poco, però più o meno mi aspettavo una partita del genere, al di là poi della prestazione dei singoli. Io le volevo chiedere quest'altra cosa, io mi sono fatto dei ragionamenti, poi magari la realtà è diversa. Dal mercato che è stato condotto, voi mi pare che abbiate rinunciato alla punta vertice, abbiamo soltanto Zilli, abbiamo rinunciato alle Revei, abbiamo preso tutti attaccanti di movimento. Abbiamo anche Delic. Delic, vabbè, non sta giocando, ma Delic mi è sembrato dai filmati che si sono visti in giro, cioè che si trovano su YouTube, mi sembra un giocatore che attacca alla profondità, non uno che è d'area di rigore. Può darsi che sì, mi sia sbagliato. No, è un giocatore comunque. Volevo capire questo. D'area di rigore. Capire se voi avete rinunciato alla tattica di fare densità in aria con la punta vertice, se questa è stata una mia sensazione dal mercato che avete condotto oppure non è così, perché se no non mi spiegherei il gioco che è stato fatto oggi. No, perché una squadra che gioca con attaccanti di movimento dovrebbe tendere a giocare in velocità, palla bassa, con gioco in profondità. Ma mi scusi, invece oggi ho visto tantissimi cron, per forza ho visto il contrario, perché il Südtirol ha deciso il Südtirol come farla, non noi. Io ho chiesto a Greco ha detto che non è stata questa la loro impostazione, che è stata una scelta non sicuramente loro. Io ho visto quella di sabato col Como, è stata la partita identica, solo che il Como ha creato pochissimo e noi abbiamo creato molto. La partita è stata identica, veramente uguale, solo che noi siamo stati un po' più ficcanti, nel senso che noi abbiamo portato invece densità oggi. Cioè noi quando avevamo palla due punte sui due centrali, se voi avete notato, tutte le volte in possesso palla i due attaccanti, Nasti e Finotto, andavano a marcare i due centrali dentro l'area di rigore. Quindi densità diretta più Brescianini primo tempo e più Brescianini, mi perdoni, mi faccio finire di parlare, più Brescianini e Zarate in appoggio, più gli esterni, Marras per aprire l'uno contro uno da una parte e Dorazio dall'altra. Quindi sei giocatori, questa era la strategia, perché sapevamo che direttamente se facevamo fatica a entrare per come giocano loro. Quindi abbiamo fatto le ampiezze più la densità, questa ed è relativo. Sul mercato non è stata fatta una scelta di non prendere, cioè Delic alla fine è arrivato, Zilli ce l'abbiamo, Nasti comunque un giocatore che può stare anche in area di rigore, Finotto uguale, quindi quello poi dipende dalla gara. La profondità oggi, si è visto anche il primo tempo, c'è stata solo quando tu hai rubato palla. Perché quando la palla ce l'abbiamo noi, il Südtirol la profondità te la leva subito e noi questo lo sapevamo, per quello che abbiamo deciso questo palleggio. No, mi diceva? No. No, non è giustamente fa il discorso che cioè il pallone arriva, è vero, ma non siamo riusciti a vedere un taglio di un giocatore che entrasse, nessuno che aprisse gli spazi per far entrare qualcuno. È vero che loro hanno messo l'autobus, ma noi non abbiamo fatto nessun movimento per far entrare l'attaccante in aria, al di là del fatto che non abbiamo
la scusi, punta vertice Nasti a mio avviso oggi. Io un attaccante del Sud tiro da solo sul dischetto del rigore, non l'ho trovato oggi. Noi ci abbiamo messo Nasti. Ma allora quello è un altro discorso. Secondo lei se c'era il pubblico sugli spalti oggi si poteva vincere? Secondo me si poteva vincere comunque, ma manca, signori, manca. Perché nel secondo tempo, quando il Sud tirò le corde lì, con la spinta che fanno la nostra gente, cambia il mondo, signori. E questo è, l'ho detto tempo fa e lo dico e lo ripeto anche oggi, cambia in maniera clamorosa. Questo lo sappiamo noi, lo sanno gli avversari. E quindi è un altro dato che non ci aiuta a avere ad accendere quel fuoco che capitava spesso quando c'era tutta la nostra gente allo stadio, questo sicuramente. Ultime 4 giornate, 3 in casa, 1 in trasferta, la nostra posizione purtroppo è rimasta quella che è. Bisogna fare di più, bisogna fare qualcosa. Cosa? L'ho detto io. Continuare a far partite come quella di oggi, così completa, e quando si hanno le occasioni fare gol, perché oggi non l'abbiamo fatto, e fare gol su rigore, questo. Grazie a tutti. O sulla ribattuta va bene anche. Come? Anche l'occasione di Rigione. O quella di Nasti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.